qui in diretta con Gemma Calamandrei, biologa, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità. Adesso cercheremo di mettere qualche punto fermo dopo questo pezzo veramente inquietante. Intanto però voglio ricordare al nostro pubblico che proprio sul terreno dei problemi del neurosviluppo, cioè di questo ampio spettro di malattie che vanno dall'iperattività ai casi di autismo più raro, è un terreno scivolosissimo sul quale si sono fatte anche grandi nefandezze. Noi proprio qui a Presa Diretta qualche anno fa raccontammo la storia del medico inglese Wakefield che con studi farlocchi convinse l'opinione pubblica che c'era un collegamento diretto tra vaccinazioni e autismo. Fu pure radiato dall'ordine dei medici, ma le conseguenze furono drammatiche perché in Inghilterra e in Scozia ci furono gravissime scoperture vaccinali e ancora adesso il pensiero di Wakefield diciamo alimenta molte associazioni Novax. Insomma, ancora vive e lotta insieme a noi l'idea mai dimostrata scientificamente che tra vaccinazione e autismo ci sia una correlazione diretta. Quindi calma e sangue freddo e cominciamo proprio dalla definizione scientifica. Cioè, io vorrei sapere, questo blocco di cui lei è molto esperta, di disturbi del neurosviluppo, sono, diciamo, in una catena dal piccolo al più grande tutti figli della stessa malattia oppure che cosa è arrivato? I disturbi del neurosviluppo sono una categoria molto eterogenea di disturbi. Comprendono le disabilità cognitive anche lievi, disturbo della comunicazione, disturbo della condotta, fino ad arrivare a quadri certamente molto più gravi come disturbi dello spettro autistico o la sindrome di attenzione e iperattività. In comune cosa hanno? Producono una compromissione della relazione del bambino col mondo. E quindi l'effetto della sindrome, diciamo. Sì. Ovviamente con gravità variabile, certo. Però e comunque probabilmente si ripercuotono nella durata della vita le capacità poi dell'individuo di apprendere, essere autonomo lavorativamente o nella sua vita personale, sociale. E poi in comune hanno il fatto che il problema è il cervello. Il problema e lì è l'origine, cioè, della sindrome. Anche se no? La loro eziologia è d'oggi sconosciuta, perché il quadro è molto complesso, però noi sappiamo che comunque alla base di tutte queste condizioni ci sono alterazioni sottili, anche sottili, che noi non possiamo magari vedere perché non sono delle proprie malformazioni, nel modo in cui il cervello e le connessioni tra neuroni si organizzano, in particolare in fasi molto precoci della vita. Pensiamo alla gravidanza e alla prima infanzia, certamente. Bene, senta, una cosa che mi ha colpito moltissimo e penso abbia colpito anche molti telespettatori del pezzo che abbiamo appena visto sono le dichiarazioni varie di scienziati che dicono che sono molto aumentati i casi di disturbo del neurosviluppo, in particolare la Picciotto ha fatto il caso della California, sì, 7 volte. Quello che mi ha colpito a me è che loro dicono molto seriamente che questi aumenti non sono giustificati dal fatto che le diagnosi si fanno meglio, si fanno in maniera più diffusa, dal fatto che ci siano più medici capaci di fare screening, ma che segnalano un'emergenza. Anche lei condivide questo allarme? Io penso che ci sia un'emergenza. Diciamo, non dobbiamo essere eccessivamente allarmati perché siamo ancora nelle condizioni di comprendere quali siano tutte le basi di queste condizioni. L'emergenza è legata al fatto che anche noi riscontriamo in Europa un aumento nella percentuale di disturbi dello sviluppo, in particolare di autismo siamo intorno all'1%, quindi dati comunque inferiori a quelli riportati negli Stati Uniti. Per la sindrome di attenzione e iperattività si parla addirittura del 5%. È vero che c'è un aumento dell'attenzione, ma è vero anche che una parte di questi disturbi non sono spiegabili se non pensando che c'è qualche altro elemento. Elemento, un elemento ambientale? Sì, l'ambiente è tante cose, l'ambiente sono, sì, le infezioni in utero, ma sono anche le sostanze tossiche. Sì, beh, l'abbiamo già sentito nel pezzo, lei sostenere che questa correlazione fosse possibile. Se brevemente mi volesse dare una fotografia delle ricerche scientifiche nel campo di queste malattie, si dividono le scuole di pensiero, ci sono Guelfi e Ghibellini? No, ormai non ci sono più Guelfi e Ghibellini. La complessità della patogenesi di questi disturbi è condivisa tra gli scienziati. Si è partiti dalla ricerca delle basi genetiche, perché alcuni di questi disturbi hanno una base genetica, penso all'autismo, per capire che non esiste un gene singolo, ne esistono magari 100, e che l'origine di queste patologie è probabilmente nell'interazione tra una serie di geni che conferiscono vulnerabilità maggiore a un individuo e una serie di fattori ambientali avversi, tra i quali possiamo annoverare anche probabilmente l'esposizione alle sostanze chimiche, la moltiplicità di queste sostanze a cui siamo esposti fino alla primissima fase. Quindi, della vita. Quindi malattia complessa, difficile da studiare e anche da curare. Difficile da studiare, ci stiamo lavorando. L'Europa sta investendo moltissimo nella ricerca proprio sulle esposizioni ambientali e sul loro contributo possibile a questo genere di disturbi. Io credo che stiamo lavorando tutti molto su questo perché condividiamo
l'idea che è una patologia complessa. Una ho due domande finali che il tempo sta spingendo, ma una, non so, è rimasta colpita anche lei dallo studio della dottoressa Tresi sulle 40 sostanze nel feto. Tra l'altro quella è un campione grandissimo, è una ricerca molto importante, la conosceva forse? Sì, la conoscevo e penso che purtroppo l'esposizione ai cocktail di sostanze ci tocca tutti. Non sappiamo oggi... Ed è la frontiera scientifica più avanzata sulla quale bisogna fare ricerca. Sì, bisogna lavorare anche sulle regole da porre, sulle misture. L'Europa sta cercando di farlo, ci vorrà tempo purtroppo perché capire... quanto tutte queste sostanze insieme, qual è il bersaglio di queste sostanze tutte insieme nell'organismo, non è semplice, però è una frontiera, è quella la frontiera che bisogna raggiungere, perché quello è il modo... Intanto togliamoci addosso da tutte queste tonnellate di inquinanti, che sarebbe un buon metodo di precauzione, quindi anche lei ritiene, come lo scienziato Grandjean, che ci sono prove sufficienti per i decisori della politica per fare una sana e rigida... Io credo di sì. Credo controllo che sia e l'uso di queste sostanze? Credo che sia arrivato il momento di avere più coraggio, anche in Europa, perché negli Stati Uniti, l'intervista faceva vedere i PCB, bandire PCB ha significato comunque un calo drastico dei livelli di queste sostanze nei campioni, nel sangue delle persone. Quindi vuol dire che bandire una sostanza funziona. Abbiamo ancora il modo di intervenire. Bene, la teniamo bella stretta questa risposta, grazie dottoressa, anche perché ci torneremo fra poco, faremo vedere quanto è importante la partita politica in